Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buon pomeriggio con la Serie A Team, buon divertimento da Cesare Barbieri, un giovedì da Leoni con 3 gol segnati all'Athletic Bilbao, un giovedì che il Sassuolo deve dimenticare in fretta perché il Genoa è una squadra tutta corsa e pressing. E ora minuto di raccoglimento per ricordare Carlo Azeglio Ciampi, presidente emerito della Repubblica, morto venerdì. Si gioca e il primo pallone è giocato da Rincon. La rimessa di Orban, il colpo di testa, poi l'Axalt sul fondo. De Frel, poi Magnanelli, l'apertura per Ragusa proprio di testa Burdisso, ma è Duncan che recupera palla, punta l'area di rigore, Duncan può calciare il tiro, il palo di Duncan, ottavo minuto, il palo colpito da Duncan. Si gioca, partiti nel secondo tempo. C'è Veloso, calcerà col mancino, giocatori del Genoa in barriera, parte Veloso, la parata di Consigli in calcio d'angolo. Capché, il controllo in area di rigore, non calcia per Veloso, fuori. Lazovic vuole il fondo, Lazovic punta l'area di rigore e poi il tocco di Pavoletti sul fondo. Il Genoa sta premendo e sta mettendo in difficoltà il Sassuolo. De Frel protegge bene la palla, De Frel entra in area, rigore! E Pavoletti che ha commesso fallo su De Frel. Parte Politano. Il gol! Sassuolo in vantaggio, ha segnato Politano al 58esimo minuto. Il cross di Lazovic, il colpo di testa di Pavoletti, Pandev e poi anticipato Izzo da Consigli. Lazovic che si accentra, Lazovic per Veloso, può calciare Veloso, Consigli. Non la tiene ma mette palla fuori. Politano punta l'area di rigore, l'appoggio per De Frel, De Frel, De Frel, che parata di Perin e poi Ricci, Perin ancora. Peluso, il cross, la testa di De Frel non perdona questa volta. 66esimo minuto. 2-0 Sassuolo, il gol di Grégoire De Frel. Gli ruba palla Matri che era andato a difendere, poi Matri rimane giù, giallo contro Veloso e cartellino rosso per Veloso. Biondini, Sassuolo batte Genoa 2-0.